Chiunque passi nel centro di Salerno, davanti alle illustri vetrine di GAM, può leggere in questo periodo una dicitura, Shirtart. La domanda, la curiosità nasce spontanea, di che cosa si tratta? È un processo di nuova contaminazione dell'arte, perché l'arte è contaminazione, è un'idea che nasce nel lockdown. Da appassionato d'arte, da fruitore dell'arte, restare chiusi in casa e non poter godere di una serie di cose mi ha fatto nascere un'idea. L'idea era quella innanzitutto di avvicinare i giovani all'arte, perché la cosa più difficile è trasferire il valore di un'opera d'arte ad un giovane. Io dico, per tutte le cose c'è un'età, però ho pensato, e se lo facessimo attraverso un capo d'abbigliamento, per cui se ideassi un capo d'abbigliamento che potrebbe essere poi anche rivalutabile nel tempo, una serigrafia sul tessuto, un qualcosa che la indossi, la vivi, la usuri e poi la eternizzi, non solo attraverso l'immagine di un catalogo, perché le opere che sono state impresse sulle shirt sono legate ad un progetto che si chiama Sustainable Art, che è uno dei progetti più significativi del momento, perché tratta una tematica di cui sentiamo parlare tutti i giorni, la sostenibilità ambientale. Per cui ho deciso di creare questo progetto, Shirt Art 5.0, un nuovo modo di collezionare. Se possiamo anche guardare la vetrina in questo caso e vedere delle immagini che vengono tratte da opere d'arte, per cui sono a tiratura limitata, sono solo 500 esemplari per ogni soggetto, la collezione è fatta di 8 immagini, naturalmente prende vita da questo catalogo che è stato pubblicato da Giorgio Mondadori, per cui è un catalogo che va negli annali della storia d'arte contemporanea sulle basi della tematica trattata, per cui stiamo parlando di qualcosa di assolutamente serio. Naturalmente la novità qual è? È quella che dopo che tu l'hai vissuta, per cui questo è un esercizio che ho fatto con i miei figli, dove naturalmente vivendo d'arte in casa abbiamo qualche dipinto, però sembra sempre che parli a loro di qualcosa di troppo pesante. Invece un giorno l'ho messa davanti ad 8 shirt con 8 immagini e inconsapevolmente loro se ne sono scelte 4 a testa. Per cui le due grandi hanno preso, io prendo queste 4, tu prendi queste altre 4. E inconsapevolmente hanno iniziato ad indossare arte, a creare una curiosità, addirittura a portare l'arte in giro, che è qualcosa di fondamentale. E nello stesso tempo diventa un processo educativo. Nel momento in cui loro decideranno di buttarlo via, è il momento in cui io le andrò a raccogliere e le trasformerò. Per cui incorniciandole, ne vediamo una parte qui in basso, per cui una shirt che si trasforma e diventa una serigrafia su tessuto. In quel caso non abbiamo solo trasformato un bene, un indumento in oggetto, ma abbiamo eternizzato un pezzo della loro vita, perché a quella shirt sarà legato sicuramente un ricordo.